Ok ragazzi, partita d'andata contro la Juve in Coppa Italia, non abbiamo Caglion, questa è la formazione, abbiamo dovuto mettere anche Brozovic. Non so ancora nulla, raga. Vediamo. È un po' una formazione un po' tirata, però non abbiamo più un Cristo, sono tutti stanchi. Siamo pronti a vivere le emozioni di Ok. questo match d'andata di semifinale, una sfida assolutamente straordinaria, quella che stiamo per vivere. E ho notato che entrambe le squadre si sono scese in campo con la giusta concentrazione, non poteva essere altrimenti. Napoli-Roma 1-1, Aia. eh? Perché a Lyon gli farai il gol bellezza se sbaglia un gol. E si vince il Napoli. E che bello! Oh signore. Via! Iniziamo, so già Imbappé che con ci la sarà Juve da va dal primo sclerare contro pallone. questi, Madonna. Subito. Ecco, subito, su. Subito. Niente, spingono. Cosa? Arbitro che non Cosa? vuole Eh? sbrigare. Fallo. Arbitro che non vuole perdere subito il Vai a dire controllo un della gara attimo. e lo dimostra Avevo con già la gara. schiacciato, Adesso te l'ho avevo già detto in schiacciato A, anticipo, pensa in te. anticipo. I giocatori dovranno stare molto attenti. Ah, In diretta sì, mi era vabbè. sembrato già pallone Fanculo, entro. Lei mi sembra che Marco. confermi la prima impressione. Pertinente, perfetto, Bello impeccabile Terence, l'arbitro nella bravo. sua decisione. Allora, Pallonetto. con calma ragazzi, Calma. perché siamo partiti un po' male. Si Bravo a chiudono, eh? intercettare questo pallone, non era facile. Santon. Esaurito l'effetto triplete, elaborato il lutto per la partenza di Mourinho, Come ha l'Inter fatto a non perde questo tratto di prenderla? Madonna. ispirazione dei giorni migliori, questioni anagrafiche, questioni forse anche legate proprio alla Cioè, difficoltà vabbè. di ripetere qualcosa di così straordinario come nel 2010. Sono d'accordo, la squadra del triplete era più forte. Ha intercettato Che palla era con un un ottimo passaggio così, tempismo, non l'avrei consentendo alla intercettato, difesa di spero, perché respirare. non posso crederci. Mannaggia se mi sbaglio la maggioranza. Adesso mi devo abituare a sta cosa, però. Siamo Aia, bene. aia, no. Recupero il pallone sulla punta. Via! Shaqiri. Mi fanno correre molto. Icardi. Minchia, Il si contrasto di chiudono. Non Pogba. riesco a fare un metro, volevo passarla, ma l'hanno chiuso Pereira. subito. Subito l'hanno chiuso. Fallo, fallo. Questo sarebbe fallo. Anche Icardi che Tevez. va in difesa, no? Bravo! Via, Che spazza Però la culo! Juve riprende il gioco con Spazza, la rimessa laterale. Oddio, stiamo soffrendo, che eh! cazzo veramente, non abbiamo fatto niente. Vidal. Ma che roba è, minchia? Troppo più forte di lui in questa Cioè, circostanza. non puoi fare un cazzo. Occhio, 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 occhio! Non gira. Vabbè, meno male. No, via! Sto cazzo di palla. Palla Come dice il capo di liberata Square, via direttamente sta in porta. boccia! Pogba. Vidal. Oh, Gesù santo. Bravissimo Una Ranocchia! cosa buona la fa Shaqiri. ogni tanto. Icardi. Vai, corri! Non andagli Ma Palla che esce, rimessa si è con le rotto mani la per rimetta Pinto. verso un pelino più in alto, ma lo addosso. Cosa? Passarla così, mica ho schiacciato pianissimo in basso e l'ha passata al difensore. Guarda come si Palacios. chiudono. Brozovic, corri. Pogba. Sì, mamma mia. Un altro legnone, però Brozovic. Non mi sta più piacendo. Si Ecco. sente l'assenza di Caglion. Ma mi sa che se va avanti così Palla che dobbiamo rimbalza sul mettere. giocatore, termina fuori. Pure loro. Brozovic. Pogba. Riconquista il pallone. Chi è che ha la Sarà fascia dunque rimessa capitano? laterale per i Alassio. nerazzurri. Figata. Kovacic. Ti giri! Buono il Gli ha fatto contrasto. tunnel, ma se ci Pereira. mette 3 ore a girarsi. Poi sono andati via i nomi, come al solito. Mamma mia, non sopporto più. Fa bravo! Chiunque tu sia, Sant'Anno si chiama. C'è pressione su di lui. Ok. Attenzione! Cross No. che finisce comodamente al Vai, difensore. cioè, dai, ma come fa ad andare sempre a vuoto, Aspetta. minchia? Mi dà troppo fastidio non avere i Si avvicina nomi, mi all'area. rincoglionisco proprio.
Cioè, vanno sempre a vuoto, Dio santo. Occhio al cross. Neto, esci. Ah, no. No, no. Ci hanno purgati, ci hanno purgati. Chi è che ha fatto gol, dai? Ed ecco dunque arrivato il primo gol. Ci hanno purgati. Campagnani. Meno male che c'è il ritorno, perché sennò non c'è adesso. Ecco il tiro, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Ti pare che puoi superare Buffon con un tiro così? Dai, dai. Uno dei portieri più forti della Serie A. Pare che si faccia un male così. Però lui sì. No, lo calcio di punizione contro i nerazzurri. Lo so. Però ogni tanto non la finisca, non sempre. Serie A, protagonista della prossima sfida. Juventus impegnata in casa contro il Milan. Noi saremo, come sempre, il nostro contro il Milan. La partita per voi. No, 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 stesso. Non ci credo. Mica, ma Neto non ne parò una, cazzo. Incredibile, si è combinato malissimo Pioff. Neto sveglia, per favore. Che cazzo. Hai visto, bravo tiro. Shaqiri. Ma che cosa? Mica, non mi posso più, ma non è che c'è il ritorno. Asamoah. Lo ripeterò in continuazione, tanto per poi abbiamo più. Ottimismo. Llorente. Risalda. Pereira. Tevez. Palla larga per Asamoah. Cerca un buon angolo di passaggio centrale. La ranocchia. Riuscito a fermare. E l'ho tenuto premuta. Kovacic. Non so se faccio mal filtrato. Vai. Ma non perché fai filtrante da lì, che c'ero dietro io. Nel senso che ero ancora dietro i difensori, passamela normale. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Pereira. Llorente. Occhio al tiro. Se pigliavi il gol così, vedo che mi incazzavo. Veramente ti abbassavo lo stipendio, cazzo. Ma se ne abbassa. No, l'ho mancato, dai! E arriva adesso il pesto dell'anno. Che? Sì, esagerato. Dammi il rosso, Ci sta tutta. Magari se ti giri... Cammina il mio! Il mio camminava! Niente ragazzi, sono distinto il difensore. Porca puttana. E finisce qui il primo tempo 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Le statistiche, i numeri non sono esaltanti in questo primo tempo. Effettivamente entrambe le squadre hanno combinato davvero poco, di Luigi. Ma anche Shaqiri torbido. Cambia Podolski e no. Boh. Non so. Sì, però... va bene. Dai, okay, proviamo. Ok, dai. Proviamo così. Calcio d'inizio della seconda frazione per l'Inter. Non so cosa è successo, cioè... No, io stavo guardando il nome, non so se sono stato io. Non so sono ingroppati da solo. L'Inter. Oh, cosa? Per cosa? Non l'ho visto. Non ho visto, neanch'io, non ci sto capendo niente. Iniziamo già male, eh. Dick Sky. Una vacca. Llorente. Volevo dire porca vacca, però mi è uscita un'altra roba. Mi sto piacendo. Non me l'aspettavo. Ma neanch'io, non lo so, ti giuro. Ci sono arrivato dopo. Oddio, santo. Aspettate, raga.
Fatemi il malo piatto bagno. Che sta che mi fai? E ci sarà arrivato dopo. Che caldo! E che ha pensato di dire porca vacca. Ma tu non hai idea che dalla tua faccia ma tutto adesso ricordo. andiamo avanti. Vabbè. Censuriamo le cose che vanno censurate. Peccato che c'è la censura perché era troppo bello, te lo giuro. Di caga. Caliamo subito. Bello. Prova a sorprenderlo. Tira il respinto la difensore. Ti vuoi dire? Chi sono io? Palazzo, no, palazzo, no, non può fare così. C'è questo da solo. Oh, oh. Qualcuno che sta su quello. Merda! Neto! Stavo per dire Beto, non so perché, vabbè, fa niente. Bravo Caglione. Oh, fatemi i passaggi, eh. Attenzione. Caglione, prova a salire. Podolski lo vede. Caglione! No, scherzo, in prospettiva del caso. Pereira. Che se c'è da correre qua. Veramente, cazzo. Il problema è che... si stanca. Mi chiama fan tutte queste finte che ci urlano sempre, cazzo. Tocco di ritorno. Chi? Kai e Con. Cioè, è ovunque quell'uomo. I cani. Lì, lì. Dai. Ecco il tiro. Vediamo, sarà il corner a disposizione. Ah, sembrava fosse il guai. Ho entrato Pirlo, raga. Questi vogliono farci due. Vai! Che peccato! Merda! Io ero con la levetta sinistra, c'era Palacio in porta. Che faceva avanti e indietro, boh, vabbè. No, no, no. Madonna! Oh, figlia del tuo madre, cazzo. Il Teo Veneto è un po' così. Pogba! Hanno perso. Oddio, no, non me ne sono accorto, no! L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare i cambi della sua formazione. E secondo me schiacciato è la scelta giusta, al momento giusto. No, schiacciato Y, non mi sbaglio. Non so perché, ho visto Shaqiri partire, ho detto ma gli faccio l'assist invece per schiacciare A, ho schiacciato Y. Icardi. Sarà dunque rimessa laterale per i nerazzurri. Pronto ad entrare Marchisio. Kovacic. Ah! Pirlo. Burdo. Morata. Dai cazzo! Almeno 1-1 ragazza. Oh oh! In che scaglio! Almeno 1-1. Buona. Bravo Caglione! È riuscito a interrompere con un buon intervento. No, no, no. Caceres. Vidal. Chi sono io lì? No, no, no. Così. Morata. Non dobbiamo farci fare 2-0 che sennò la prossima partita. Tocco per l'Exteiner Lark. Che palle. Sembra che siamo sul tra difensiva. Vidal. No, no, no! Puttana troia! Pirlo? Pirlo, lo sapevo che c'è quello. Se no, il signor Ranghicini parlava di match combattuto, quindi bravo, ma non è esattamente quello che stiamo vedendo. Ragazzi, stiamo soffrendo in proprietario. Più palle gol. Offensiva, ma via Brozovic. Dai, Brozovic, non hai fatto una sega fino adesso! Ma ti guarini. Guarino voglio a destra. Mitica. Più in fondo. Ha fatto una sega, bro. Diciamo. Guarino. Hai messo te offensiva. Podolski. Palacio. Kovacic. Vabbè, più forte passa. Ecco il tiro! Merda! Ciata, c'è un buffone in porta, sti stronzi! Bravo Caglione! Buono, vai! Che c'è sulla? Vai!
È da solo! Minchia, dai, ranocchia! L'occasione l'hanno avuta, ma l'hanno sprecata. Ce la fai, o come parli tu? La deviazione è il pallone che finisce fuori. No. Marchisio. Cetriano lo piglia. Secondo, che cazzo è? Vidal. Se la cava sotto pressione. Caierno. Icardi. Oddio, non credevo la pigliasse. Bravo! Cazzo! Come l'ha pure rimbalzato! Infatti! Non ho fatto in tempo a fare un cazzo! Caceres! Tutta sconfitta! Beh, non è detto, magari il 2-1 almeno cerchiamo di accorciare le distanze, le fatte finali della gara, sì, ma non sempre a possiamo fluire sul futuro della stagione. Era fuori la palla, minchia, era lì che correva fuori dall'aria! Non sempre nel calcio vince chi gioca meglio, non la prova che sta prendendo la squadra che ci ha creduto di più. Questo è il risultato da loro morale in vista della sfida seguente. Campagnaro. Guarin, guardiamo che cross fa. Occhio al cross. Non male. Però la è finita sul fondo, si ripartirà con la rimessa. Cosa? No, non lo so se era deviato o no, però... No, nel senso, che tiro era? Ce la fai? Pirlo. Marchisio. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Callejon. Icardi. Qua. L'ho passato, ci mette 3 ore, cazzo! Minchia, vedi che poi mi escono i rage, puttana troia? 4 minuti di extra time. Dai, Palazzo. Non bisogna metterlo sulla fascia delle volte, guarda, bene, io non ci credo. Spieghiamo il 3-0 e finita. Occhio al contrasto. Asamoah. Certo, tutti per terra. E arriva adesso il pesco dell'anno. Se non segnano è finito. Via! Dai Neto, sei una merda! Sei una pippa! Porca puttana! Ha trovato 2 gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari. Ma che cazzo fa? Sì, è stato un gol di ottima fattura, però il divario tecnico tra le due squadre oggi è stato veramente lungo. Gara che sta per finire, quanto pare. Ma vaffa! Che pippa di merda! Finisce dunque sul risultato di 3-0. Questa semifinale, Stefano. Ma vaffanculo, ma. La prossima minchia neanche la gioco, la schifo, cazzo. Tanto oramai sei 3-0. Riguardo l'ultima partita, cosa? La proviamo. Che cazzo la proviamo? Mamma mia, ragazzi. C'è chi pippa che è Neto, dai. Qua siamo, secondi con 9 punti. Ce la giochiamo perché. Minchia, adesso abbiamo l'Atalanta dietro. Anche la Roma, pari merito. Minchia, la Juve si è ripresa. Teste di cazzo. Si sono ripresi gli Juventini. E io voglio puntare alla Champions, eh. La prossima stagione voglio giocarmela in Champions. Sì, infatti. Mi gira il cazzo, se no. Quindi adesso ce le giochiamo tutte piuttosto. O vuoi provare. O ce la giochiamo senza registrare questa contro Palermo? O nel senso più concentrato, io non so. Qual è la prossima? No, fatemi vedere un attimo in generale le prossime. Cioè il Palermo, il Torino e l'Atalanta. L'Atalanta è dietro di noi, quindi ce la giochiamo. Palermo e Torino. L'Atalanta è dietro di noi? Sì. Palermo e Torino magari le giochiamo noi. Quindi ragazzi, nella prossima puntata vedrete il Torino. Ragazzi, ma non l'Atalanta. L'Atalanta. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e bella fatta.